canna fumaria e permesso di costruire. Ho constatato che molti miei clienti ritengono, sbagliando, che una canna fumaria possa essere installata sul proprio edificio liberamente, come si dice in edilizia libera, senza la necessità di presentare le necessarie pratiche amministrative al comune o richiedere il permesso a costruire al comune. Ed invece le cose non stanno così e lo ribadisce una recente sentenza del TAR di Catanzaro, la sentenza 699 del marzo 2021, in cui si è ribadita la necessità di ottenere il permesso a costruire per la realizzazione di una canna fumaria. Sono Andrea Cipriano, un ingegnere, da oltre 10 anni lavoro nel settore immobiliare. Prima di iniziare ti chiedo di iscriverti al mio canale YouTube, clicca sulla campanellina e attiva le notifiche per rimanere aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Ora passiamo al caso in questione. Un privato cittadino aveva realizzato una canna fumaria in acciaio inox sul proprio edificio, l'aveva realizzata senza richiedere il permesso a costruire al comune, l'aveva realizzata in edilizia libera senza presentare nessuna pratica in comune. Terminati i lavori, venuto a conoscenza di ciò, il comune ha contestato i lavori. Ha intimato l'ordine di demolizione di questa canna fumaria perché riteneva che l'installazione della canna fumaria necessitava del rilascio da parte del comune del permesso di costruire. Questo privato cittadino ha fatto ricorso al TAR contestando la decisione del comune e adducendo come motivazioni che, secondo lui, la canna fumaria si poteva configurare come un vano tecnico e la realizzazione di un vano tecnico non richiede il rilascio del permesso a costruire, per cui venivano meno le condizioni che determinavano questo ordine di demolizione. Quindi, secondo questo privato cittadino, poteva realizzare liberamente questa canna fumaria senza il permesso a costruire. Si è espresso in merito il TAR di Catanzaro. Il TAR di Catanzaro ha avvalorato l'ordine di demolizione del comune e lo ha ribadito, adducendo due motivazioni. Prima motivazione: l'immobile su cui era ubicata questa canna fumaria è posto in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. Ora, tutti gli interventi che determinano una alterazione, una variazione dell'aspetto estetico di un immobile sottoposto a un vincolo paesaggistico necessitano obbligatoriamente del rilascio dell'autorizzazione paesistica. In questi casi, questa canna fumaria era stata realizzata in edilizia libera, per cui questo cittadino non aveva né fatto richiesta del permesso di costruire né tantomeno l'autorizzazione paesistica, per cui già questa era la prima condizione che determinava la necessità di demolire questa canna fumaria. E quindi il TAR già in questo modo aveva ribadito la decisione presa in precedenza dal comune. Inoltre, il TAR di Catanzaro ha ribadito quanto già era stato più volte espresso dalla giurisprudenza in merito alla possibilità di considerare una canna fumaria alla stregua di un vano tecnico. Una canna fumaria, viste le sue dimensioni non troppo, diciamo così, limitate rispetto alle dimensioni del fabbricato, non può essere considerata alla stregua di un vano tecnico. Per cui, con questa sentenza, la sentenza 699, ribadisco, del marzo 2021, il TAR di Catanzaro così si è espresso, leggo testualmente: la canna fumaria è un'opera di palese evidenza rispetto alla costruzione e ha un elevato impatto visivo rispetto alla sagoma dell'immobile, motivo per cui la realizzazione di una canna fumaria è subordinata al rilascio da parte del comune del permesso di costruire. In assenza di questo titolo, il comune è autorizzato a richiedere, anzi ad intimare, la demolizione della canna fumaria. Credo che questa sentenza sia molto importante perché ha ribadito un concetto su cui molto si è discusso e molto si discute, perché è sotto gli occhi di tutti che molte volte, la maggior parte delle volte purtroppo, le canne fumarie vengono realizzate in maniera molto libera e diciamo anche selvaggia, senza richiedere nessuna autorizzazione, senza richiedere il permesso a costruire, e questo spesso avviene anche in zone sottoposte a particolari vincoli. Per
vincoli paesaggistici, vincoli di tipo architettonico e così via. Ecco, se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di mettere un mi piace, iscriviti al mio canale YouTube, se hai dei commenti da fare, postali qui sotto, ti risponderò nel più breve tempo possibile e seguimi anche sulla pagina Facebook.